Buongiorno guerrieri, come state? Questo è un bancomat, vedete? Adesso metto lì la mia tesserina, poi digito lì il mio conto e mi danno dei quattrini. Oh, ma non c'è l'affare per igienizzarsi le mani vicino, quindi non gliene frega assolutamente niente? No. E qui abbiamo messo tutti quanti le mani senza che nessuno passasse con lo straccino a igienizzare? No. Allora scusate, ma io ho l'impressione che le regole che valgono per le chiese, quello che è peggio per le scuole, siano una pura idiozia. E che gli insegnanti stanno facendo una cosa molto grave, a pretendere dai ragazzi, ma così ci sono le nostre disposizioni, se non lo facciamo restiamo puliti. E porca miseria, ma Norimberga non vi ha insegnato nulla, vero? E poi cosa insegnate, ragazzi? Gli insegnanti, cosa insegnate? Ah, Matteotti, ah, Antigone, bisogna sfidare il potere quando il potere è giusto. Sfidate, insegnate questo? E poi gli fate scrivere, non devo urlare, non devo scambiare la penna, non devo dare la mascherina, la merendina a un altro? Bene, plin plon, informazione pubblicitaria, comprate l'ultimo elfo. Perché? Perché parla di una dittatura terribile che fanno perché? Per il tuo bene. Bene, arrivederci e buona giornata. Buongiorno guerrieri, qui siamo alle poste e alle poste tutti toccano la stessa penna e gli stessi oggetti. Ecco qui. Mentre a scuola dicono ai nostri ragazzi che non si possono scambiare le penne e non solo, ma sanificano anche i loro compiti, mentre qui io consegno della posta da mandare, loro mi consegno delle raccomandate. Quindi il virus nelle poste non c'è, ma nelle scuole sì. Che virus bizzarro, evidentemente gli piace imparare.